Sono passati 30 anni dal 26 aprile 1986, quando l'esplosione del reattore numero 4 della centrale di Chernobyl, situata a nord dell'Ucraina, causò una delle catastrofi più gravi della storia europea. L'esplosione sviluppò radiazioni 400 volte più potenti di quelle relative ai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki del 1945, investendo per centinaia di chilometri quadrati Bielorussia e Ucraina e raggiungendo l'Europa orientale, Finlandia, Scandinavia e in quantità minore Germania, Austria, i Balcani e l'Italia. La fase più critica del fallout radioattivo durò circa 2 settimane. La pioggia scaricò sulle nostre Alpi gli isotopi radioattivi che componevano la nube, contaminando il terreno e l'ambiente. Nonostante siano passati 3 decenni, le conseguenze sul nostro territorio sono, anche se in scala minore, ancora tangibili. In particolare, la presenza di cesio-137, prodotto dalla fissione nucleare, è ancora misurabile in diverse matrici alimentari e ambientali. Tuttavia, la catastrofe nucleare di Chernobyl ha un risvolto positivo nella sua tragicità. Nel nostro paese, infatti, negli ultimi 30 anni, è aumentato il controllo della radioattività ambientale, così come ci spiega il dottor Luca Verdi, direttore del Laboratorio di Chimica Fisica dell'Agenzia per l'Ambiente di Bolzano. Sono passati 30 anni dall'incidente nucleare nella centrale di Chernobyl. Si tratta di una data interessante, anche perché questo numero 30 coincide proprio con gli anni di dimezzamento del cesio 137. Si tratta dell'ultimo isotopo radioattivo che è misurabile in conseguenza dell'incidente di Chernobyl. È interessante notare come dopo 30 anni abbiamo ancora esattamente la metà del cesio che avevamo il giorno in cui c'è stato l'incidente di Chernobyl. Fortunatamente tutti gli altri elementi radioattivi che erano stati prodotti in questo incidente sono decaduti abbastanza velocemente, quello che è sopravvissuto è il cesio. Si tratta di un isotopo che viene comunque tuttora monitorato perché viene richiesto dalle direttive comunitarie e dalla legge nazionale, per cui esiste una rete europea e nazionale che proprio tiene sotto controllo in maniera continuativa le principali matrici sia ambientali che alimentari. Questo ovviamente ha una funzione da un lato di controllo rispetto alle conseguenze di Chernobyl, dall'altro anche tiene in perenne allerta il sistema, perché comunque il rischio di purtroppo assistere ancora a eventi del genere non è nullo. In conseguenza dell'esplosione nel reattore nucleare di Chernobyl si è creata una nube radioattiva che nei giorni successivi al 26 aprile del 1986 ha viaggiato in Europa. Il percorso che ha seguito questa nube radioattiva ha fatto sì che dopo circa 4-5 giorni la nube andasse a colpire anche l'Italia, in particolare le parti del nord-est Italia, Friuli, Trentino Alto Adige. Cosa succede in questi casi? Esiste una nube radioattiva che è sulla testa delle persone e i punti più critici sono i punti in cui piove mentre la nube radioattiva passa sulle teste delle persone. Perché? Perché l'acqua ha un effetto di dilavamento e quindi di fallout molto più efficace che non il fallout puramente secco. Questo si ripercuote in maniera molto visibile tuttora su una contaminazione radioattiva sul terreno che è proprio a macchia di leopardo. Questo si ripercuote anche sulla contaminazione radioattiva sia nel terreno che di conseguenza nei funghi, nelle bacche per esempio, e nei frutti di bosco, che sono peraltro interessanti tuttora fra le matrici che presentano una contaminazione visibile, misurabile, fortunatamente sotto i limiti, ma comunque misurabile. L'incidente di Chernobyl è stata la più grande catastrofe ambientale che ha vissuto l'Europa, ha generato anche delle risorse per laboratori che si attrezzassero per il controllo della radioattività, cosa che è stata per esempio utile anche quando poi c'è stato più recentemente nel 2011 l'incidente nella centrale in Giappone a Fukushima, che ha permesso ai laboratori che erano attrezzati di poter affermare e misurare in maniera chiara e precisa che l'effetto di quell'incidente sull'Italia era davvero completamente trascurabile. Un altro effetto in realtà positivo è che questa competenza tecnica, scientifica che si è sviluppata a seguito dell'incidente di Chernobyl è stata al giorno d'oggi molto rivalutata e riutilizzata in un tema molto attuale, che è il tema del radon. Un gas radioattivo naturale, non ha nulla a che fare con Chernobyl e con le attività umane, che esiste da sempre, in grosse concentrazioni può aumentare il rischio di tumore ai polmoni,
tanto che in realtà è la seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo delle sigarette. Il tema radon è attuale perché ci sono delle normative specifiche che obbligano, per esempio, i datori di lavoro a misurarlo e a fare convergere questa valutazione nella valutazione del rischio. Ricordo inoltre che esiste una direttiva comunitaria che va recepita entro il 2018, che ripropone in maniera ancora più forte il tema radon, prevedendo che venga affrontato in maniera chiara, con dei limiti addirittura più rigorosi di quelli attuali, sia negli ambienti di lavoro che, e questa è la novità, nelle abitazioni private. Per quanto riguarda il controllo della radioattività su tutti gli alimenti quotidiani, quindi il latte, la pasta asciutta, le verdure, la frutta, il formaggio, tutti questi alimenti, si tratta di controlli che vengono fatti e fortunatamente i controlli danno esiti molto buoni, nel senso che la radioattività è assolutamente bassissima, non è quasi mai misurabile e quando lo è comunque molto bassa. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente all'indirizzo www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente.